Il piazzone ci spera all'indomani della presentazione del progetto di riqualificazione del mercato di Piazza Cavour a Viareggio. Ecco la reazione degli ambulanti e degli esercenti. Piace il nuovo disegno firmato dalla famiglia versiliese Tognetti. La speranza è che sia finalmente la volta buona. Metalmeccanici in piazza, ha confermato lo sciopero per giovedì 31 ottobre in tutta la provincia di Lucca. Uno stop di 2 ore per chiedere al governo di risolvere le crisi industriali e occupazionali e far ripartire gli investimenti nel settore. Impennata di vaccini, è partita in Toscana la campagna di vaccinazione anti-influenzale. La regione ha acquistato quest'anno oltre 870.000 dosi di vaccino, oltre l'11% in più rispetto all'anno scorso. Il forum guarda al futuro, successo da tutto esaurito e anche oltre al Teatro dell'Olivo per l'edizione 2019 della manifestazione dedicata alla formazione. Più di 1.550 i partecipanti e molte persone rimaste in lista d'attesa. Si guarda, dopo il rinnovo dell'accordo, al prossimo triennio. Calcio, Viareggio Camaiore, derby in parità. Finisce 1-1 il match fra lo Sporting e il Fortis nel campionato di seconda categoria Girone A. Sempre più viareggini appassionati alle imprese dei ragazzi di mister Marco Meini dopo la scomparsa del Viareggio 2014. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia. Resta in primo piano il futuro di Piazza Cavour all'indomani della presentazione così tanto attesa del project financing che dovrà ridisegnare quest'area centrale per il futuro economico della città. Siamo andati a sentire cosa ne pensano gli stessi esercenti, quelli storici, gli ambulanti che attendono da molti anni la svolta per quello che è sempre stato il mercato storico finito in una nube di crisi da ormai molti anni. Sentiamo il servizio di Silvia Toniolo. Oggi per noi al Piazzone è una bella giornata, poi domani vedremo. Intanto oggi ci ha dato un po' di linfa. Non la pensano tutti allo stesso modo, anzi qualcuno non ha nemmeno più voglia di parlare. C'è da dire però che il clima generale di Piazza Cavour, all'indomani della presentazione del progetto firmato dall'imprenditore versiliese Francesco Tognetti di Ipersop, è quello di una ritrovata speranza e fiducia. Convince il nuovo disegno per il mercato, illustrato per ora con pochi particolari dall'ingegnere Alberto Landucci, sulla base del quale il comune prima di Natale pubblicherà il bando per la riqualificazione, un disegno che fa tesoro della tradizione. I punti salienti di questo progetto fondamentalmente riguardano la riscoperta del valore di quel posto, del valore del mercato, e quindi da un punto di vista urbano e dal punto di vista architettonico abbiamo cercato di definire un progetto che sia quanto più rispettoso di quanto, diciamo, dell'essenza di quel mercato, del progetto del Bell'Uomini fatto nel 24. Sono d'accordo gli ambulanti, ma anche gli esercenti dei negozi limitrofi. Piazza Cavour non ha bisogno di essere stravolta, perché è proprio la sua vocazione tradizionale a renderla un'eccellenza viareggina che deve tornare ad essere valorizzata attraverso la cura e il decoro. Spero vivamente che il progetto si realizzi e che si avveri, insomma, perché qui veramente non ne possiamo proprio più. La situazione, basta girare e vedere assenza di persone e poi il degrado che ormai si vede e urla da sole. Tante volte ci è stato promesso, però do ancora fiducia al primo cittadino di questa città. Ci credo poco, perché è tanto che ci promettono queste cose. Guardiamo come viene la cosa, così è un disastro. L'auspicio sarebbe quello. Certo, c'è parecchia disillusione, perché tante speranze in questi 4 anni poi sono andate vane. Speriamo sia la volta buona, però ripeto, c'è parecchia disillusione, anche perché la tempistica non è che faccia proprio pensare benissimo. Saremo in piano una campagna elettorale, io spero di sbagliarmi. Ci credo, lo spero perlomeno, e ha tantissimo bisogno. Un estremo bisogno, sì. Veramente io ci ho sempre creduto, sono un amante del piazzone e ci sto troppo bene qui. Speriamo che non vadano poi in fumo e che non sia troppo difficile la burocrazia. Appena cominceranno a metterci le mani, come ha detto il sindaco, anche qualche cartello già incoraggerà la gente e vedremo subito che si rianima.
Questo dunque è il punto di vista degli esercenti su un'opera così tanto attesa, che però non è l'unica, sono molte le grandi opere che devono partire a Viareggio, alcune in realtà arrivate proprio ai nastri di partenza in questi giorni. Sentiamo il servizio. Non solo Piazzone, il sindaco Giorgio Del Ghingaro preme sull'acceleratore delle opere pubbliche in questi ultimi 7 mesi di mandato. Progetti annunciati da tempo che solo adesso arrivano a compimento, come il mercato ittico che sarà inaugurato entro fine anno o che finalmente partono, esempio i lavori alla Torre Matilde per il restauro degli esterni del monumento simbolo della città. Tramite il progetto Art Bonus con la Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, proprio stamattina vede la luce, la ristrutturazione, perché stanno montando il cantiere e pensiamo nell'arco di 4-5 mesi di avere una nuova Torre Matilde ristrutturata, bella, all'ingresso della città. Oltre ai numerosi interventi di asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi, lavori per oltre 1.300.000 euro coperti dal contratto Mover, su tutti i cantieri il più attenzionato resta quello di Piazza Puccini, aperto in primavera e rimasto tristemente fermo per tutta l'estate, attirando continue critiche dalle forze di opposizione e diverse lamentele fra gli operatori turistici. Ma adesso ci siamo, da pochi giorni è stato posato il travertino, installate le palme, riqualificata la fontana, manca solo la sede della ciclopista che sarà realizzata entro pochi giorni. E a breve quindi inaugureremo questa bellissima opera pubblica in un luogo che necessitava di attenzione. Prima di Natale mi auguro prima di Natale, anche qui ci sono stati naturalmente dei posticipi dei lavori causati da richieste della sovrintendenza che abbiamo dovuto soddisfare, cambiamento di materiali, investimenti superiori al previsto sempre per richieste della sovrintendenza che ha voluto modificare i materiali, per cui è chiaro che quando si fanno opere pubbliche non sono opere private, noi dobbiamo rispettare i dettami giuridici ma anche i dettami di vari enti. Uno stop, quello di Piazza Puccini, dettato dalla soprintendenza dunque, un po' come accaduto per la vicina Terrazza della Repubblica, l'altra grande opera ancora ferma che dopo lunghi rinvii dovrebbe partire con l'anno nuovo con un maxi progetto da oltre 3 milioni e mezzo di euro. Ancora Viareggio per la politica, centrodestra unito alle amministrative 2020, a questo stanno lavorando le segreterie provinciali dei 3 partiti della coalizione. A spegnere le polemiche di questi giorni tra Forza Italia e Lega ci pensa il coordinatore azzurro provinciale Maurizio Marchetti, che nelle prossime ore, fa sapere in un comunicato, incontrerà ufficialmente i segretari provinciali di Lega e Fratelli d'Italia, Recaldin e Marcheschi. Vincere insieme si può, scrive, trovando mediazione e sintesi tra le varie sensibilità nell'individuare un candidato sindaco unico che sia la migliore offerta possibile da rivolgere ai viareggini. Insomma, un appello all'unità da parte del numero uno di Forza Italia, che segue peraltro lo stesso invito all'unità arrivato in queste ore dall'onorevole di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi. Ancora Viareggio per la cronaca, un poliziotto fuori servizio è stato aggredito sabato notte all'interno di un locale della Darsena sul Vialone, siamo al Corsaro Rosso, l'agente era intervenuto in soccorso di una giovane coppia presa di mira da un gruppo di 4 uomini con molestie fisiche e verbali, in particolare ai danni della ragazza. A nulla sono serviti però gli inviti alla calma del poliziotto, uno dei 4 ha sferrato un forte e improvviso pugno al volto dell'agente, lo ha ferito e tramortito a terra, dove poi è stato ancora colpito dagli altri componenti del gruppo con altra violenza, un'aggressione brutale che è costata alla gente, pensate, la frattura dello zigomo destro, un intervento chirurgico all'ospedale di Pisa. Le indagini del commissariato hanno portato a fermare 2 giovani italiani di 22 e 24 anni denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Indagini ancora aperte per trovare gli altri 2 complici. Un episodio grave che ha spinto il questore di Lucca a disporre la sospensione della licenza del locale per motivi di sicurezza pubblica per una settimana a seguito degli accertamenti eseguiti proprio dalle forze di polizia. Ancora la cronaca, un'anziana di 83 anni è ricoverata in rianimazione all'ospedale Versilia in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì sera in via Nicola Pisano a Viareggio. La donna era a piedi, stava attraversando la strada quando è stata urtata da un'auto con lo specchietto e l'ha fatta cadere a terra procurandosi un trauma cranico e altre contusioni. Portata in ospedale in codice rosso da un'ambulanza, per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale Viareggina. 2 ore di sciopero dei metalmeccanici per la giornata del 31 ottobre. Sentiamo.
FIM, FIOM e WILM, i sindacati dei metalmeccanici, hanno proclamato 2 ore di sciopero per giovedì 31 ottobre anche in provincia di Lucca, al fine di tenere assemblee in tutti i luoghi di lavoro e discutere con lavoratori e lavoratrici sulla mobilitazione necessaria nei confronti delle imprese, del governo e del Parlamento. Tutto ciò nell'ottica di contrastare le crisi aziendali attraverso gli investimenti pubblici e privati, ma anche per il rilancio della crescita economica e sociale attraverso la salvaguardia dell'occupazione e la tutela della salute e della sicurezza. Tutto ciò è stato ribadito mercoledì mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nella sede della CGIL di Lucca. Siamo in una situazione che, al di là di quello che si dice, è una situazione di crisi. Una crisi che non cessa, che non sta terminando assolutamente e che mette in discussione, può mettere in discussione anche in provincia di Lucca, posti di lavoro. Quello che noi chiediamo è politiche attive perché questa crisi possa essere sconfitta e si eviti la riduzione del personale. La cosa che chiediamo in modo particolare è che si metta mano agli ammortizzatori sociali. Le scelte dei precedenti governi hanno fatto sì che gli ammortizzatori sociali non siano più utilizzabili come lo erano prima e senza questo strumento di ammortizzatore le aziende prima o poi licenziano. Oltre a questo chiediamo che vengano ripristinati una serie importante di investimenti sia pubblici che privati e che in modo particolare in questi investimenti si tenga conto delle questioni della sicurezza, perché anche questa è una delle questioni ormai all'ordine del giorno. Argomenti seri e di vitale importanza per il futuro di tanti lavoratori e delle loro famiglie. 2 ore di mobilitazione nel corso delle quali i sindacati discuteranno coi metalmeccanici a partire da questi rilevanti punti le strategie da seguire per portarle all'attenzione dell'opinione pubblica e dell'intero paese, magari già nell'Assemblea Nazionale Unitaria dell'RSU proclamata a Roma per il prossimo 20 novembre. A Lido di Camaiore, Marco Daddio è il nuovo presidente dei Balneari. L'elezione alla guida dei 99 stabilimenti lidesi è arrivata martedì sera. Daddio prende il posto di Nicoletta Vespa che lascia dopo meno di un anno di incarico. La mia sarà una guida nel segno della continuità, fa sapere al TG Noi il neo presidente, imprenditore molto in vista, già candidato sindaco a Camaiore nel 2017 e prima ancora consigliere comunale di opposizione. Tra i primi temi in agenda per Daddio, quello della proroga di 15 anni delle concessioni demaniali, per le quali i balneari attendono l'approvazione degli atti amministrativi necessari da parte dell'amministrazione comunale di Camaiore. Confermato anche l'impegno per la balneazione, la lotta all'inquinamento delle foci e non ultima la conferma della sinergia con gli albergatori e commercianti attraverso l'associazione ABC per la formazione del personale e l'organizzazione degli eventi estivi. A gennaio è previsto il picco dell'influenza. La regione ha diffuso già i vaccini. Sentiamo. Al via anche per questa stagione invernale in Toscana la campagna di vaccinazione anti-influenzale. La regione attraverso l'Estar ha acquistato quest'anno, in base alle richieste delle aziende sanitarie, oltre 870.000 dosi di vaccino, l'11,4% in più rispetto all'anno scorso. La distribuzione alle ASL è partita l'11 ottobre e ad oggi sono state già distribuite l'85% delle dosi richieste, costo per la regione quasi 5 milioni di euro. Il vaccino anti-influenzale gratuito è destinato agli over 65, alle persone con patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in caso di influenza, agli operatori sanitari, ai donatori di sangue e alle donne in gravidanza. Ma come sarà l'influenza quest'anno? È difficile capire quale sarà il virus, ma abbiamo già avuto casi di influenza documentati in Italia, non nella regione toscana, quindi l'influenza è già arrivata. Ovviamente il picco ce lo aspettiamo come sempre intorno a gennaio, ma il virus di quest'anno penso che sia più o meno similare a quello dell'anno scorso. Si pensa che l'influenza sia una malattia, insomma, così, di poco rilievo, ma conviene ricordare che lo scorso anno per le complicanze dell'influenza sono morte 13 persone e più di 40 hanno avuto conseguenze molto gravi. Quindi non possiamo che raccomandare di nuovo a tutti di fare la vaccinazione. Lo scorso inverno in Toscana il 56% degli ultra 65 anni si è vaccinato. Ci si può vaccinare dal proprio medico di famiglia o negli ambulatori della ASL. Il periodo più indicato è il mese di novembre. Il vaccino diventa efficace circa 2 settimane dopo l'inoculazione. Le controindicazioni generiche ora con i nuovi vaccini, controindicazioni non ce ne sono. Certo, se uno ha la febbre alta è bene non vaccinarsi, però questo direi che è opportuno che ognuno lo chieda al proprio medico di medicina generale e che insieme a lui
lui deciderà di quello che si chiama, io dico, il consenso informato, che non è firmare un foglio, ma è parlare con il proprio medico e sapere gli effetti positivi ed eventualmente anche negativi, le controindicazioni di una vaccinazione. La piscina comunale di Seravezza riapre lunedì 4 novembre. L'intervento di straordinaria manutenzione per il rifacimento del fondo vasca, annunciato a settembre dall'assessore Giuliano Bartelletti, è terminato dunque nei tempi previsti. Interventi che hanno impedito la riapertura a fine estate dell'impianto, chiuso in pratica da giugno fino ad oggi. E qua vediamo appunto una foto dello stato attuale della vasca, che potrà riaprire, chiusa appunto ormai da mesi, provocando disagi a molti sportivi in Versilia, considerando anche la carenza di impianti a Viareggio e il sovraffollamento di quella di Massarosa. Lavori per una spesa pubblica di 58.000 euro. Camaiore adesso, successo per questa edizione la terza del Forum Internazionale della Formazione, migliaia di persone presenti, si guarda al futuro adesso e al prossimo triennio. Sentiamo. La scelta del tema, la cura di sé e degli ospiti, tutti di grande rilievo, ha premiato anche quest'anno il Forum Internazionale della Formazione con l'affluenza del pubblico. Un successo da tutto esaurito e anche oltre. Sono stati più di 1.500 i partecipanti agli incontri, per non contare le molte persone rimaste in lista d'attesa. Terminata l'edizione 2019, si sta già lavorando alla quarta, ma si guarda più in generale ad un futuro di crescita della manifestazione in virtù di un nuovo accordo triennale tra il Comune di Camaiore e Teseo, la società di formazione che assieme al professor Alessandro Mariani dell'Università di Firenze organizza l'evento. Per l'anno prossimo la volontà è quella di mantenere lo standard di qualità raggiunto in questi anni, ma si cercherà di trovare una location più capiente per limitare o addirittura eliminare le liste d'attesa. Un tema di grande richiamo, quello di quest'anno, che risuona come un invito vero e proprio a prendersi cura di se stessi nel contesto di una società, quella attuale, che invita forse a farlo in modo apparente. Umberto Gallimberti, Vito Mancuso e Corrado Sinigaglia, Roberta Bruzzone, Paolo Crepè e Dacia Maraini sono solo alcuni dei relatori che per 3 giorni hanno affascinato centinaia di persone con un tema antico ma di dirompente attualità. E andiamo adesso invece a Lucca, dove si è alzato il sipario sull'edizione 2019 degli attesissimi Comics and Games, come sempre un bagno di folla, già con tante novità e anteprime, anche qualche chicca che vi presentiamo in questo servizio. Parte subito con un record l'edizione 2019 di Lucca Comics, quello per il francobollo più grande del mondo. È stato realizzato appositamente per la cerimonia inaugurale della manifestazione, svoltasi al Teatro del Giglio, da uno dei maestri del fumetto italiano, Giorgio Cavazzano, autore della nuova serie di francobolli dedicata al mondo dei paperi Disney e in particolare a Paperino, del quale quest'anno si celebrano i primi 85 anni di vita. I giudici del Guinness hanno verificato ufficialmente le misure, oltre 4 metri quadrati, certificando il nuovo record mondiale. Gli 8 francobolli della serie standard sono stati stampati in 300.000 esemplari ciascuno. Un grande onore per i comics e per Cavazzano, che ha ricordato perché tanta gente si identifica con il suo Paperino. Se guardo intorno io vedo dei paperi che camminano, cioè, insomma, siamo tutti un po' arrabbiati, felici, addormentati, insomma, amanti dell'avventura, e sono tutti aspetti che fanno parte della nostra indole e nel nostro DNA italiano. Ecco. Dopo la cerimonia di apertura ha preso il via la manifestazione, che in 5 giorni prevede ben 3.000 eventi. Tra i più affollati del primo giorno ci sono stati al Cinema Astra la presentazione del nuovo film di Star Wars, L'ascesa di Skywalker, con la partecipazione di Jonas Suotamo, l'attore finlandese ex giocatore di basket che impersona lo storico personaggio di Chewbacca. Suotamo ha dialogato e scherzato con il pubblico. E ancora, il Teatro del Giglio è stato preso d'assalto per il maestro giapponese Hirohiko Araki, l'autore delle bizzarre avventure di JoJo, serie piena di riferimenti alla musica rock e al nostro paese, l'Italia, che ha venduto ben 100 milioni di copie solo in Giappone. Araki ha risposto alle domande dei fans italiani che hanno gremito il teatro in ogni ordine di posti. Nelle strade e nelle piazze è andato in scena il consueto spettacolo dei cosplayer provenienti da tutta Italia, interpreti dei personaggi dei fumetti, dei cartoni animati, delle serie televisive, ma anche dei film.
Terence Hill, ma come le è venuto in mente? Perché questo è il mio eroe. È l'eroe della mia infanzia, ho voluto rendere omaggio al grande Terence Hill. Da dove viene? Savona. Buon Luca Collo. Grazie mille, torno a dormire. Giovedì, secondo giorno della manifestazione, per il quale sono già stati venduti 30.000 biglietti. Un flirt tra Flavio Briatore e un ex Miss Carnevale di Pietrasanta. La notizia, già chiacchieratissima in Versilia, viene pubblicata dal settimanale Chi, che ha fotografato in una spiaggia del Kenya il patron del Twiga in atteggiamenti intimi con Benedetta Bosi di Strettoia, vincitrice del titolo di Miss Carnevale Pietrasantina nel 2017. La bellissima ventenne versiliese, studentessa oggi di giurisprudenza a Milano, secondo quanto riportato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, sarebbe la nuova fiamma del 69enne imprenditore di casa in Versilia, grazie al suo locale di Marina di Pietrasanta. I due al momento non commentano né smentiscono l'indiscrezione, già diffusa anche dal portale Dagospia e rimbalzata subito in Versilia. Ci fermiamo qua con la cronaca, tra pochissimo con le notizie sportive del telegiornale. Ben ritrovati, eccoci allo sport, il calcio in primo piano. Dopo la scomparsa del Viareggio 2014, sempre più tifosi viareggini interessati alla seconda categoria e alle imprese sportive dello Sporting a Viareggio. Un derby, quello andato in scena con la Fortis Camaiore, finito però in parità 1-1. Sentiamo Roy Lepore. È terminato 1-1 il derby del campionato di seconda categoria girone A tra lo Sporting Viareggio e la Fortis Camaiore. Vantaggio dei locali con Simonini, poi il pareggio ospite con Luisotti. Sporting che è stata presa da riferimento da diversi sportivi viareggini dopo che è sparito il Viareggio 2014 al termine di una stagione davvero ricca di emozioni. Al microfono di Davino R, con le immagini di Carlo Cosci per Mondo Calcio Versilia, ascoltiamo adesso l'allenatore della Fortis Nicola Federici e quello dello Sporting Viareggio Marco Meini. Un punto prezioso sicuramente su un campo che per le caratteristiche nostre di gioco è un po' penalizzante, però ragazzi secondo me hanno fatto un'ottima partita, abbiamo avuto occasioni, creato situazioni importanti nella metà campo avversaria, quindi secondo me è un punto che alla fine ci sta, insomma loro anche hanno creato occasioni soprattutto nel primo tempo, quindi secondo me insomma abbiamo fatto il massimo oggi di quello che potevamo fare. Nel secondo tempo comunque siamo partiti come dovevamo, molto bene. Il vantaggio è durato troppo poco e dobbiamo stare più attenti sicuramente, però quando giochi contro ottime squadre di categoria non devi sbagliare, appena sbagli ci sta di pareggiare o di perdere. E comunque tutto sommato credo che anche a numero di occasioni la partita si è equivalsa. Guida la classifica in questo torneo il romagnano a quota 17, seguito dal Lido di Camaiore a 16 e Monzone con lo Sporting Viareggio e Fortis Camaiore 13 per il vertice. Per quanto riguarda le altre squadre, San Macario a 7, Sporting Bolzano 2, a 0 punti chiude il Barbarasco. Ancora per lo sport, il karate. Si sono tenuti domenica scorsa a Cattolica i campionati italiani US Acli di karate, erano presenti anche piccoli e giovani atleti della Sfera Fitness Club di Viareggio, Giacomo Ghigliarducci e Leonardo Pistoia, guidati e allenati dal maestro Daniele Pagnini. Li vediamo in questa foto, una grande partecipazione di alto livello alla manifestazione, ma i due giovanissimi versiliesi hanno comunque portato dei buoni risultati. Leonardo Pistoia primo posto nel podio nella specialità kata, mentre il secondo posto, stessa specialità, è andato a Giacomo Ghigliarducci. Risultati soddisfacenti per il team della Sfera Fitness Club. I motori adesso con il pilota lucchese Riccardo Pera, laureatosi vice campione d'Europa. Sentiamo.
Gara da dimenticare a Portimão, ma nonostante tutto il team Porsche Proto Dempsey, di cui fa parte il ventenne pilota lucchese Riccardo Pera, ha conquistato il titolo di vice campione europeo. Partendo dalla pole position tutto era stato strategicamente studiato. Primo stint col tedesco Reed, la Porsche numero 77 aveva dominato le prove libere del venerdì con Riccardo Pera. Il tedesco durante il primo giro di gara veniva però coinvolto in un incidente multiplo. Una clamorosa carambola che coinvolgeva altre 6 vetture. La peggio l'aveva proprio la Porsche numero 77, che ne usciva con tutto il posteriore vettura completamente distrutto. Gara finita. Riccardo Pera quindi neppure riusciva a montare in auto. L'attenzione di tutto a quel punto era sui diretti concorrenti della Ferrari in terza e quarta posizione. Mentre una si ritirava, l'altra chiudeva quinta. E così per Riccardo Pera arrivava anche il titolo di vice campione europeo. La vittoria per la cronaca è andata alla Ferrari del Luzzig Racing. Riccardo resterà solo una settimana a Lucca, poi partirà per la Cina, dove l'attende la terza prova del campionato del mondo Endurance, che si disputerà a Shanghai il prossimo 10 novembre. Ci fermiamo anche con lo sport, tra pochissimo con gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati, non abbiamo aggiornamenti di cronaca, dunque ci fermiamo qua. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata.